Ed ora ci occupiamo della serata benefica organizzata ieri sera allo Sporting di Sassuolo, dove il Rotary Club locale e il Panathlon di Modena hanno incontrato il Sassuolo Calcio. C'eravamo anche noi. Può partire il nostro servizio montato da Fabio Gasparotto. Il Panathlon Modena e il Rotary Club Sassuolo si sono uniti per una sera a scopo di beneficenza e lo hanno fatto ieri, martedì 7 maggio 2013, al ristorante dello Sporting Club di Sassuolo, dove hanno incontrato il Sassuolo Calcio, rappresentato dal presidente Carlo Rossi, dal team manager Remo Morini e dai giocatori neroverdi Carl Valeri, Paolo Bianco, Gaetano Masucci e Karim Laribi. All'evento, organizzato dal presidente del Rotary Club Sassuolo Simone Ricci e dal presidente del Panathlon Modena Maria Carafoli, era presente anche il sindaco di Sassuolo Luca Caselli, l'assessore alla cultura Claudio Corrado e numerose altre autorità della capitale delle Piastrelle e del vicino Frignano. Durante la cena sono stati messi all'asta alcuni oggetti, magliette, bandiere, calendari e sciarpe del Sassuolo Calcio. In qualità di battitore d'eccezione, il leggendario giornalista sassolese Leo Turrini, che con la sua simpatia ha saputo far lievitare i prezzi. Sapete che Rossi ha offerto 10 camion di colla Mapei a tutte le mogli dei giocatori del Brescia. Il ricavato dell'asta è andato al centro di oncologia pediatrica dell'ospedale Sant'Orsola di Bologna. Ma sentiamo ora alcune interviste nelle quali si parla naturalmente anche dell'attuale momento che sta vivendo il Sassuolo Calcio. Incominciamo con il presidente del Rotary di Sassuolo al microfono del giornalista Leo Turrini. Simone Ricci è il numero uno del Rotary qui a Sassuolo e dintorni. Qual è lo scopo della serata? Ma innanzitutto la serata vuole rappresentare una simbiosi tra la nostra associazione e il Panathlon di Modena, che è un'associazione molto vicina a noi in quanto a ideali e in quanto a fini perseguiti. E stasera abbiamo voluto con noi un'eccellenza del nostro territorio, che è il Sassuolo Calcio, e non solo per parlare della grande stagione che sta facendo, ma anche per dare una mano a chi ha più bisogno. Possiamo anche aggiungere che si conta di dare una mano al Sassuolo medesimo, che a 2 giornate dalla fine è ancora in bilico? Se potessimo fare, io farei tutto quello che è possibile fare, però diciamo che loro hanno i mezzi per poter raggiungere un obiettivo che è veramente alla portata di mano. E secondo me, se si parlasse un po' meno di Serie A, sarebbe già un aiuto che gli potremmo dare. Sì, una serata molto importante, perché oltre ad avere il piacere di essere insieme a Rotary, tra l'altro segnalo che molti dei rotariani si sono iscritti al Panathlon. È una serata dedicata alla solidarietà. Segnalo inoltre che la nostra presenza qui con Sassuolo Calcio è una presenza che ha già percorso di altri 2 appuntamenti. Credo che tutti gli sportivi, almeno coloro che si dichiarano sportivi, modenesi e non, abbiano comunque da tifare per 2 squadre, Modena e Sassuolo. Faccio finta di essere rilassato, però il pensiero è sempre al traguardo che ci siamo prefissati e che speriamo di raggiungere presto. Diciamo che nelle ultime partite qualcosina l'abbiamo lasciato per strada, secondo me in maniera un po'... non so come definirla, non ho visto un calo fisico, un calo del gioco, secondo me è un discorso mentale che ha preso i giocatori che vicini al traguardo hanno paura di non riuscire a raggiungere la meta, ma io sono convinto che ce la faranno. Ad oggi il Sassuolo è ancora primo in classifica, ma il presidente Rossi, nonostante il primato, non si fida. Beh, questo è un vantaggio di essere primi in classifica, di avere distanziato di 3 punti il Verona e di 4 il Livorno, però questo non vuol dire niente, ci sono 6 punti in palio e non è detto che noi riusciamo a farne dei punti. Io sono convinto che almeno 3 li faremo. Sulla questione dello stadio, ci sono novità? No, abbiamo fermato tutti gli incontri e le trattative perché prima ci siamo messi in testa di avere la certezza del risultato. Una volta ottenuto quello, completeremo gli approfondimenti sia con Reggio Emilia che con Modena e poi cercheremo di prendere la decisione giusta per la società.